Ritornare dopo 40 anni e a raccontare una realtà come quella dei ragazzi di stadio è stata un'esigenza, data dalla mia curiosità di conoscere cos'era successo nel frattempo, visto che si trattava addirittura di 40 anni. Quindi è stato un viaggio di scoperta veramente nuovo. Devo dire che sono stato facilitato molto dal fatto che i miei lavori precedenti, Il potere deve essere bianconero e Ragazzi di stadio, sono ancora nella cultura dominante degli ultras, quindi sono ancora riconosciuti ed è straordinario perché sono passati 40 anni. Però grazie a questo, diciamo, curriculum ho avuto le porte aperte per entrare in questo mondo, o rientrare in questo mondo e fare Ragazzi di stadio 40 anni dopo. Beh, la mia attenzione, si è rivolta ai Drughi essenzialmente perché è il gruppo, dei tifosi ultra più organizzato. Quindi da questo punto di vista avevo tutti gli elementi per poter, semplicemente analizzare, in profondità, una struttura come quella, evitando dispersione e annacquamento del racconto che a me interessava fare. Quindi da questo punto di vista i Drughi rappresentano, come dire, emblematicamente tutti i gruppi ultras d'Italia, ecco, non uno escluso, insomma. Però certamente il numero e la presenza dei Drughi permetteva di raccontare la storia senza voler mancare di rispetto a nessuno, tantomeno ai tifosi ultras del Torino o altri gruppi della Juventus organizzati. No, diciamo che non ho assolutamente niente da dire se non precisare che grazie a quei film loro hanno avuto un diritto di parola, grazie al quale quella persona pubblicamente ha potuto esprimersi. Quindi hanno acquisito una dignità e identità con la quale sicuramente hanno vissuto dei momenti di autostima importante. Poi è chiaro che nel momento in cui si realizza un film, un regista deve anche fare un casting e quindi non può prendere in considerazione tutti i potenziali protagonisti, specialmente se nel tempo poi si sono abbioccati, come si dice, no? E quindi non hanno più quelle caratteristiche interessanti che potevano avere 40 anni prima quando erano giovani, cioè sono invecchiati come regista, insomma. Quindi è chiaro che uno può sentirsi, come dire, un po' frustrato da questa non essere preso, essere stato preso in considerazione, però è così, fa parte del gioco, ecco, non c'è problema. Lei ha un'immaginazione un po' tradizionale, ma non tiene conto che attraverso la parola si possono vedere molte cose, più di quello che uno immagina. Quindi è la capacità di riuscire ad agganciarsi al racconto, ed è questo anche lo scopo del film, dove non è necessario fare vedere la violenza, eventualmente farla raccontare dai diretti protagonisti, anche perché ci sono dei momenti, come dire, particolarmente cruenti che vengono raccontati in modo che fanno anche ridere lo spettatore, insomma. Quindi da questo punto di vista c'è umanità. E quindi diciamo il viaggio di scoperta è dentro questa umanità estremamente particolare, controversa, che però, come dire, è lo specchio di un paese che è il nostro, insomma. Quindi era necessario trovare una chiave espressiva che poi è una cifra del mio cinema, del parlare, ecco, di tanti parlanti. Poi chiaramente il racconto ha uno sviluppo trasversale tra il passato e il presente e quelle scene di cui lei parla, dei cori, no? Sono la rappresentazione teatrale contemporanea, no? Diciamo del rito laico
che si esprime nel manifestare, esternizzare l'appartenenza, ecco. In questo caso l'appartenenza a un gruppo di tifosi ultra. No, no, diciamo che comunque anche le riprese eventuali all'interno dello stadio attualmente sarebbero stato, come dire, un aspetto un po', come dire, secondario della struttura del film. No, diciamo che abbiamo chiesto l'autorizzazione alla società Juventus per poter accedere allo stadio e filmare il tifo juventino, solo esclusivamente il tifo juventino con le spalle rivolte al campo, e la società Juventus ha negato l'autorizzazione. Quindi, così come la Lega Nazionale Calcio in occasione della finale di Coppa Italia a Roma, Juventus-Milan, non abbiamo avuto accesso allo stadio, quindi di conseguenza non abbiamo avuto modo di documentare il tifo juventino sugli spalti, ma questo non ha cambiato nulla del senso del film, ecco, quindi non è stato assolutamente una lesione grave per il film. Ne ho preso atto e basta. Ma sicuramente il calcio ha sempre rappresentato, come dire, un settore strategico per testare la temperatura del popolo, e sempre di più con l'avvento in modo imponente del mezzo televisivo commerciale e poi della trasformazione del calcio. Adesso si gioca le partite praticamente tutti i giorni, è diventata un elemento dominante, come nel caso per esempio della Juventus, è la società che ha più tifosi sparsi in Italia di tutte le altre squadre d'Italia, no? Quindi sicuramente è un qualcosa di importante, e di conseguenza molte situazioni emergono guardando o intuendo cosa può succedere allo stadio, insomma, semplicemente. Così è stato per me rispetto a questa realtà, perché emblematicamente può far intuire una prospettiva che può avere alcuni versi, insomma, può essere molto inquietante, ecco, insomma. Questo sicuramente, ma il mio compito è quello di raccontare, testimoniare un tempo presente, e poi allo spettatore la capacità di fare le sue riflessioni, prendere le, insomma, interpretazioni rispetto a quello che il film può stimolarlo, niente di più e niente di meno. Ma devo dire che il riscontro da parte degli spettatori particolari, o drughi o comunque protagonisti del film, quei pochi che ho avuti al momento, sono stati tutti molto positivi e anche emozionati nel dirmi, perché erano sorpresi, ecco, erano sorpresi, e quindi la cosa mi ha molto gratificato, ecco, insomma. Parla di testimonianza, il suo obiettivo quindi è solo far vedere un po' uno specchio della società, o vuole, non so, mandare in qualche modo un messaggio? No, io non mando nessun messaggio, semplicemente il mio ruolo è quello di animare, di stimolare. Questo film vuole rappresentare, almeno nelle mie intenzioni, uno stimolo a comprendere la complessità di un certo tipo di realtà, E per avere più strumenti per capire come affrontarla, ecco, questo è importante. Ribadisco, è una realtà che va oltre lo stadio e che deve essere presa in considerazione e non sottovalutata. No, diciamo che non tifo per nessuna squadra in particolare, però mi piace il calcio, mi piace vederlo, quindi tra i vari sport è quello che mi interessa molto, insomma, cioè, da questo punto di vista non sono diverso da tanti altri italiani, insomma. Tu
In due parole, guardi, per quello che mi riguarda, fare cinema è una necessità importante della mia vita. E sinceramente sono grato a questa possibilità perché riesco a trovare delle forme di felicità importante e la capacità di avere ancora una grande curiosità infantile che mi permette di vivere il più a lungo possibile, almeno con questa voglia di conoscere. E per me il cinema è questo, il resto poi è la vita che incontri casualmente che può diventare importante e non lo puoi sapere finché non ti succede. E quindi molte volte i miei film sono nati in 5 minuti, sinceramente, ma non le so dire cosa mi è scattato in quel momento. Sinceramente le devo dire che mi è scattato ed è nata un'esperienza della vita, e questo è il cinema.